Testi evangelici come quelli che ci riguardano provocano dentro di me una nostalgia divertita. Ricordo le discussioni piuttosto animate con papà, piuttosto accese, davanti a imperativi come chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Lui insisteva nel dire, cioè, quello che è importante è pregare, punto e basta, a prescindere. Attenzione, occhio, occhio in particolare ad una preghiera di intercessione fideistica, magica, quasi si potesse tirare una cordicella e piovessero dall'alto come coriandoli le grazie. Non è così. Attenzione perché nasconde un'insidia anche piuttosto notevole per la fede stessa. Più che una preghiera fideistica, qui si tratta di inoltrarsi, di esercitare una preghiera di intercessione piena di fiducia, di speranza insistita del figlio che si rivolge a un babbo, a un padre che ha un cuore tenero, che si commuove per i suoi figli, questo sì. Alla fine il testo si chiude con la promessa che il Padre, a coloro che glielo chiedono, darà lo Spirito Santo. Se si tratta di una cosa che non può non darsi, che arriva garantito questo, non è una cosa evidentemente da intendersi in maniera meccanica neanche qui, ma di sicuro viene elargito con abbondanza, è il dono dello Spirito e ne abbiamo un estremo bisogno di questo spirito di riconciliazione, spirito di ospitalità, di fraternità, dello spirito di pace. Dunque, ecco, all'opera, all'opera, al lavoro in questa preghiera di intercessione, con fiducia e presto, con urgenza. Ecco, al lavoro, insieme, una preghiera sinodale e insistita.